Buongiorno, mi chiamo Viviana Ghizzardi e oggi vedremo insieme un esercizio di mobilizzazione per le spalle, per cui avremo bisogno di un tubo galleggiante da ginnastica. Questo è di una lunghezza di un pochino più di 50 cm e l'ho tagliato semplicemente aiutandomi con un coltello. Eseguiamo questo esercizio da seduti su una sedia, avendo cura di non appoggiare la schiena contro lo schienale, ma invece di mantenere una posizione estesa della colonna e ben eretta attraverso l'uso combinato della muscolatura dell'addome e della schiena che ci sostiene correttamente. I piedi poi sono appoggiati a terra, paralleli uno all'altro, a una misura pari a quella dei fianchi. Andiamo a posizionare le mani con i palmi lateralmente sul nostro galleggiante e iniziamo un movimento che potremmo definire quello del canoista. La mano sinistra scende di lato e la mano destra spinge gentilmente per favorire la salita indietro della mano sinistra e ora inizialmente torno nella posizione di partenza con le braccia un pochino più basse della linea delle spalle e poi faccio la cosa opposta, ruoto, premo con la mano sinistra, il braccio destro viene passivamente portato indietro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Non abbiate fretta di eseguire il movimento, lavorate seguendo il ritmo della respirazione. Come vedete, i gomiti si possono anche leggermente piegare, soprattutto quello del braccio davanti quando spinge, se c'è necessità di guadagnare più spazio perché ci accorgiamo che il braccio dietro può salire maggiormente. Una piccola raccomandazione, sempre quando faccio questi lavori non devo avvertire dolore in questa regione della spalla. Se per caso sentiste male, potete provare a ridurre l'escursione del movimento. Se invece vi rendete conto che un braccio assolutamente fa male anche con un'escursione ridotta, eseguite il movimento temporaneamente su un lato solo e magari lo accennate solo in rotazione dall'altra parte. Eseguite almeno una ventina di questi movimenti alternati e poi riposate. Volendo, successivamente potrete andare ad inserire un movimento un pochino più complesso che prevede, nella fase di ritorno, una rotazione prima di risalire. Quindi vado indietro, torno ruotando, vado indietro, torno. La mano sinistra va indietro, la mano sinistra guida il movimento nel ritorno. La mano destra va indietro, la mano destra guida il movimento nel ritorno, andando così a disegnare una sorta di otto e facendo un movimento che ancora di più assomiglia alla vogata in canoa. Se decidete di aggiungere anche questa seconda parte di esercizio, eseguite una ventina di movimenti e poi riposatevi. Buon lavoro!